Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi parlerò di un libro, sempre che ci parla della vita dopo la morte, e ne approfitto per farlo con la GoPro Max, così vediamo se il suo utilizzo non a 360 gradi ma come Hero, diciamo così, funziona in modo egregio, i suoi microfoni come funzionano. E allora parliamo di uno dei libri sempre del dottor Moody. Il dottor Moody fu il primo, come ho già detto in un video precedente, con l'uscita del suo primo libro, La vita oltre la vita, fu il primo nel 1974 a descrivere, diciamo così, le esperienze di NDE, quelle che oggi noi chiamiamo esperienze di premorte in italiano. Allora, nel primo libro lui raccolse testimonianze e fece una prima comparazione, diciamo così, degli effetti, o meglio dei sintomi, chiamiamoli così, che o degli stadi, se vogliamo, che provocano la premorte. In questo, diciamo così, secondo libro, anzi terzo libro, che si chiama La luce oltre la vita, Moody porta, diciamo così, non solo le sue esperienze, ma le esperienze di altri medici, di altri scienziati che hanno, in seguito al suo libro, magari anche inizialmente preso così sotto gamba, sottovalutato, oppure con molto molto scetticismo o con incredulità, hanno poi toccato con mano queste esperienze e a loro volta hanno raccolto testimonianze o hanno creato dei loro dossier. Come dicevamo, in questo nuovo libro il Moody ha poi raccolto, assieme alle testimonianze di altri scienziati che a loro volta hanno raccolto informazioni, diciamo così, vari stadi di premorte. Il primo stadio è l'abbandono del corpo, quindi la fuoriuscita del corpo. La persona morta, clinicamente morta in quel momento, si vede al di fuori del proprio corpo, si vede all'esterno, vede magari il proprio corpo, vede gli operatori sanitari che operano su di lui o altre situazioni, l'incidente in cui sono coinvolti, le persone che iniziano ad arrivare con i soccorsi, e lui è fuori dal corpo. Il più delle volte inizialmente non si rende neanche conto che quello è il suo corpo. Il secondo sintomo è che, nonostante essere morti fuori dal corpo, c'è un'esatta percezione visiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo spirito, l'anima, la parte proiettata fuori dal corpo di noi stessi, la coscienza, riesce a percepire visivamente esattamente dove si trova, cosa sta vedendo, cosa sta succedendo. E la terza sensazione che ha è di distinguere bene i suoni, le voci e i rumori, quindi tutto quello che accade sia visivamente che sonoramente. Poi abbiamo una quarta sensazione, che è quella di pace, pace e assenza di dolore. Arriva poi, ci si assistono poi fenomeni di luce, quindi ho la sensazione di essere tratti da questa luce calda, assolutamente non accecante. Si può succedere un esame della propria vita, quindi si vede, chi dice in maniera diciamo così tridimensionale, tutte le scene, si ripercorre tutta la propria vita, dando poi se stessi un giudizio su questi accadimenti, ma sentendo sia quello che si è provato in quel momento sia quello che hanno provato gli altri astanti, le altre persone coinvolte in questi fatti della nostra vita in quel medesimo momento. Alcuni testimoniano di essersi ritrovati poi in altri mondi, in altre situazioni, in altre realtà,
incontro con altri, quindi può succedere un incontro con altre persone, diciamo, ex familiari defunti o comunque altre persone. C'è il passaggio nel tunnel o il passaggio attraverso un corridoio, una scalinata, una valle, a secondo delle percezioni, e ci possono essere delle sensazioni di precognizione. Questi sono i vari stadi e le varie sensazioni che sono state così raccolte dai vari scienziati, dai vari medici, dai vari specialisti che hanno, diciamo così, raccolto più di qualche migliaio, mi sembra che siano 3 o 4 mila testimonianze di NDE. Uno dei medici delle testimonianze è un medico, un certo Michael Sabon, che mentre era in Florida nel 1978, in questo reparto ospedaliero, una psichiatra Krutzinger, la signora Krutzinger, gli riportò che voleva fare questa presentazione, questo convegno del libro di Moody uscito nel 74. Lui ne venne a conoscenza in quel momento lì e fu molto molto scettico. Derise un pochino anche la psichiatra, però su insistenza della medesima decise di partecipare come parte attiva a questo convegno che si sarebbe tenuto qualche mese avanti. Quindi prese il libro, lo lesse e dopo averlo letto, diciamo così, il suo scetticismo non diminuì, anzi aumentò. Però disse: non ne ho mai sentito parlare, pur avendo visitato, curato, rianimato parecchi pazienti. Però qualche giorno dopo, diciamo così, girando per le corsie, chiese a qualche paziente se aveva avuto qualche visione fuori dal corpo quando era, diciamo così, clinicamente morto, prima di essere animato, eccetera, e scoprì che molti, molti gli resero testimonianza esattamente di quello che lui aveva trovato nel libro. Quindi questo lo stupì enormemente. Quindi iniziò a fare una propria ricerca, fece il convegno, portò qualche testimonianza, dopodiché iniziò a fare una ricerca e nel giro di 5 anni, diciamo così, stabilì ben 118 casi comprovati, cioè dove ebbe delle prove fisiche che queste persone non mentivano, ma che da morti hanno potuto testimoniare cose che non avrebbero potuto vedere, insomma. Ecco, questo è uno degli esempi che possiamo trovare nel libro. Un'altra delle persone di cui si parla nel libro è il dottor Kenneth Ring. Il dottor Kenneth Ring, negli Stati Uniti è in questo momento uno dei punti di riferimento da studiare e da leggere di quelli che volessero interessarsi appunto dell'NDE, in quanto ha fatto uno studio approfondito dopo aver letto il libro uscito nel 74 del dottor Raymond A. Moody Jr. e ha creato veramente un database importante. Molti scienziati e medici rianimatori si stanno, diciamo così, stanno sviluppando degli studi, dei propri studi, proprio seguendo questo punto di riferimento del dottor Ring. Riassumiamo un attimino chi è il dottor Raymond Moody. È nato in Georgia nel 1944, si è laureato dapprima in filosofia, ha insegnato per 3 anni all'Università Etica, Logica e Filosofia del Linguaggio alla East Carolina University. Dopodiché si è laureato in medicina al Medical College della Georgia e voglio dire, fu in questa occasione che si ricordò di quanto gli disse uno dei suoi professori di filosofia, che fra le altre cose era un medico in pensione, di questa esperienza, e nel fare tirocinio, pronto soccorso e nei reparti iniziò a raccogliere le prime testimonianze di NDE. Da queste testimonianze ne nacque uno studio e nel 74 fu il primo a pubblicare un libro, diciamo così, un libro a seguito di uno studio sull'NDE.
Insomma, la raccolta di testimonianze e di studi sulla NDE porta a essere questo libro sicuramente uno dei primi da leggere assieme all'originale, cioè La vita oltre la vita. Quindi La luce oltre la vita di Moody ve lo consiglio se siete interessati alla vita dopo la morte e o all'NDE in generale. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace. Aiutatemi a crescere, se siete interessati alle NDE scrivete pure nei commenti cosa vi interessa e se vi piace che si possa fare una diretta, eventualmente facciamo una diretta dove potrete così interagire, cercherò di rispondere ai vostri dubbi e alle vostre domande. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti da Armanno, ciao!